una gara decisamente amata dai podisti amatori mondiali, un podista che non è esattamente al top della forma a causa infortunio di qualche settimana fa, il test di una scarpa pensata per il podista amatore voluto, 33.000 partecipanti, questo è il racconto della maratona di Valencia, della passione per lo sport e soprattutto per la vita, ma come al solito partiamo dall'inizio. Sabato mattina, Valencia, stiamo andando a fare la solita corsetta prima di incontrare Cosimo che secondo me sta ancora dormendo, almeno l'ho visto così, e vado, sono in super ritardo, dobbiamo andare a ritirare i pettorali, fa un po' freschino però come al solito ci divertiremo questo weekend. Farò i miei soliti 5 km con le scarpe della Kiprun KD900X, è un secondo modello e con queste scarpe farò il rodaggio di questi 5 km e poi vediamo che caratteristiche hanno e soprattutto come le utilizzerei domani. Le scarpe sono comunque più reattive del modello precedente, comunque dell'edizione dell'anno scorso, forse io ho avuto un prototipo, ad ogni modo mi sembra che siano anche tra virgolette più rigide, cosa molto buona per la gara, comunque lo scopriremo domani, adesso torno in hotel dal buon Cosimo. Stiamo andando a ritirare il pettorale, però c'è una sorpresa assolutamente molto interessante, stanno preparando tutte le medaglie per domani, impressionante quanta gente parteciperà a questa gara che comunque consiglio a tutti i podisti amatori evoluti e non, ricordatevi subito dopo la gara di domenica quando pubblico il video che c'è la preiscrizione per partecipare a quella dell'anno successivo perché questa gara è molto molto partecipata. L'esperienza comunque non paga perché in effetti Cosimo l'anno scorso ha ritirato il pettorale qui, ma è cambiato completamente. Adesso comunque vi racconto velocemente della scarpa che utilizzerò domani alla gara. Domani testerò le Kiprun KD900X, sono il modello 2023 che rispetto al precedente è una scarpa leggermente più rigida che vi consente di correre molto velocemente. Ieri ho provato da solo qui a Valencia questa scarpa, secondo me anche la mescola con il caldo, perché qua comunque fa più caldo che da noi, si corre in maniera molto piacevole. Ho amato soprattutto il battistrada che nel modello precedente è durato tantissimo, quindi ha un ottimo grip e vi consente cambi di direzione molto buona. Secondo me la cosa migliorabile credo che sia la tomaia, domani la testiamo in gara, però so che l'anno prossimo uscirà il secondo modello, quindi comunque aspettatevi di vedere il video, spero di arrivare alla fine che comunque mi vedrà partire abbastanza davanti e comunque vediamo, dai, ci vediamo dopo. Diciamo che ci metterò di meno a correre la maratona che a ritirare il pettorale. Siamo usciti dall'hotel alle 10:30, sono fondamentalmente le 2:20, bah, non lo so, comunque adesso andiamo a ritirare il pettorale. Sono anche curioso di capire se ci sono delle novità che presenteranno alla fiera, però ovviamente è probabile che queste novità, di queste novità io abbia già conoscenze, quindi boh, adesso vediamo però. La coda è stata abbastanza rapida, relativamente rapida considerando il numero di persone, e ho chattato con il buon Cosimo. Adesso vediamo se riusciremo a ottenere il pettorale in tempi abbastanza rapidi o almeno allo stesso livello di Berlino. Hola, che tal? Hola, che tal? Come vas? Bene, muy bien. Un secondito. De dove sei? Sono italiano. No, parliamo in italiano. Parliamo italiano. Bello. Dai, lo facciamo subito. Il QR code effettivamente è molto efficace, il ritiro del pettorale è molto rapido. Adesso vediamo un attimo. Io questo per la metropolitana, è per fare 4 giri al mondo. Va bene? 4 giri? 4 giri al mondo. Hasta lunedì è possibile andare con la metropolitana. Ok. Grazie. Prego. Ciao. Ciao. Hola. Buenos días. Gracias. Anche la maglietta ritirata l'ho presa assolutamente per l'estate perché comunque le magliette sono utilissime, preferisco senza maniche. Stiamo aprendo il pettorale, la busta, è interessante sapere che effettivamente
partirò abbastanza davanti e mi sono fatto scrivere Massa, dove si dicono tutti, se non sanno chi sono, quasi sempre Massa. Siamo allo stand Decathlon Keep Run, comunque molta gente qua a vedere questo nuovo marchio. Sono con il direttore responsabile dello stand, chiedo come sarà la gara domani. How will be the race tomorrow? Va a ser una carrera impresionante. Valencia es la mejor ciudad de España para correr y bueno, las cifras lo avalan y luego el público nos apoya. Cosa ne pensi di questa scarpa Keep Run KD900X? What do you think about the shoes? Bueno, creo que es la zapatilla que incorpora toda la tecnología que tenemos en Keep Run. Viene a dar respuesta a aquella gente que busca una placa de carbono dentro de la marca. Y hoy sí decimos que estamos orgullosos de tener este producto. L'ultima domanda, quante persone correranno domani a questa gara? Bueno, pues las cifras dicen que 33.000 es una cifra brutal. Y bueno, yo pienso que 33.000 empezarán y 33.000 acabarán. Gracias, gracias. Gracias. La giornata parte rigorosamente con un coffee, tra poco vado alla partenza, adesso però devo prendere il coffee a Cosimo, fare due esercizi e poi soprattutto focalizzarmi sulla gara, che comunque oggi sarà difficile perché, come ho già detto, sono leggermente infortunato. Comunque tutto bene, dai, sembra che la gamba tenga, poi gli esercizi comunque ve li mostrerò in un prossimo video. Vediamo un attimo. Siamo a 800 metri dall'arrivo, stiamo andando comunque alla partenza. La situazione sta migliorando, credo che possa inserirmi nella griglia abbastanza rapidamente. Comunque qua gente corre, cammina, fa di tutto e di più. Questa è la griglia tra 2 ore 20 e 2 ore 29, comunque siamo quasi pronti, mancano 4 minuti. Mi devo spogliare, ma ho ancora freddo. Stare attenti perché qua c'è un gran casino alla partenza, siamo veramente davanti e comunque mancano 2 minuti, spengo tutto tra 1 chilometro e faccio un aggiornamento. Sì, dai, sgambattiti, ci sta andando abbastanza forte, io sto bene, non ci credevo, stiamo andando a 3.35, gli altri stanno superando tutti, però devo stare attento. Non esagerare, soprattutto in partenza. Trovato un compagno di Keep Run. How are you doing? Fine, how are you doing? Good, very good. It's not going so fast, so. Still relaxing. Yeah, so. L'apparel di Keep Run è davvero. Addirittura la gente che comunque corre con altre scarpe l'utilizza. Ci sono una dozzina di gradi, ho rallentato un attimo. Perché comunque 3 settimane fa non correvo nemmeno, non camminavo nemmeno, quindi è incredibile come il corpo umano si abitui. Siamo al 4 chilometro, media intorno ai 3.55, ma direi tutto bene. Ho i battiti bassissimi, mai avuti dei battiti così bassi in maratona. Siamo al 5° chilometro, tutto sotto controllo, ci sono pure degli italiani che corrono più forte di me, però è normale, io sono vecchio. Comunque tantissima gente ed è molto interessante correre così. Penso che passeremo al 10° sicuramente prima dei 40 minuti. Il dottore riesco a correre qua con noi, complimenti, bravo. Super, vedi qua. Ci stiamo divertendo e tutto bene. Quasi 10° chilometro, mi sto pressando a correre la mia peggiore maratona degli ultimi 10 anni, però si sta bene, siamo passati in 38 qualcosa. Devo stare attento che sennò mi investono, comunque c'è tantissima gente. 32-42 dalla regia. Una caratteristica molto interessante di queste scarpe, siamo arrivati al 15° chilometro intanto, è che hanno un battistrada fantastico, qua lasciano per terra tutto e quindi è importante anche correre in queste condizioni. Queste scarpe le potete usare in tutte le situazioni, anche paradossalmente in un trail. 1 ora e 23 e mezza,
Molto bene. Ricordo che 2 settimane fa ho corso la mezza in 1:40. Una tristezza assurda. Il sensore del glucosio è assolutamente buono. Mi permette di valutare se ho dei picchi. Comunque ho usato solo un gel. Non penso di usarne nessun altro. Devo stare attento. Però in realtà si va abbastanza bene. Potrei aumentare nei prossimi chilometri. Devo solo decidere cosa fare. Se superare tipo 1.000-2.000 persone e rischiare oppure andare piano. Vado piano. Siamo arrivati al 35esimo. Ho aumentato un po', ma non tantissimo. Comunque, purtroppo, come al solito, gente parte un po' troppo veloce e poi salta, giustamente. Si cerca di fare il personal best. Le scarpe continuano ad essere molto reattive e anche appoggiando di tallone nella seconda parte di gara sono comunque tra le più stabili del mercato. Siamo al 40esimo, ne mancano 2. Direi che ormai l'avventura giunge al termine e qua direi tutto molto bene. Sto vedendo se finirla in 2:45. 500 metri all'arrivo, forse anche di meno. Dovrei farcela tutto le 2:45 e arrivare prima. Cosa dire? Mi dicono ciao Massi, ma in realtà io sono arrivato, ho corso, va bene. È un po' un casino, ma in realtà dovrei guardarla. Cosa dire? Sicuramente incredibile quello che ho fatto oggi, considerando che 0,87 km alla 3 settimane fa com'è lungo e facevo fatica a camminare, però dai, la gamba c'è, il cuore c'è e la testa è tutta qui. Andiamo a prendere la medaglia, è assolutamente meritata. Non avrei mai pensato di riuscire ad arrivare a questo livello, però sono contento e comunque grazie anche mille alle scarpe che mi hanno consentito di correre in maniera molto stabile, ne avevo bisogno con l'infortunio. Mi sono piaciute molte parti strada, soprattutto c'erano dei pezzi molto bagnati, anche se qua c'è il sole. Quelli li ho fatti meglio di tutti gli altri, anche i cambi di direzione. Grazie! Grazie a Sam. Molto bene, molto bene. Bellissima gara. Grazie mille. Grazie. E la gente che ora paella. Sì. Ora paella. Sì, come paella. Ciao. Vado a farmi incidere la medaglia e poi tempo memorabile soprattutto. The medal if you can take it off, yeah. Thank you. Gracias, ciao. Dove? La 3? Sì. 3. 3 in italiano, ciao. Andrea? Massimiliano. Gracias. L'esperienza di Valencia giunge al termine. Scarpa assolutamente promossa, secondo me adatta comunque a ritmi dai 3:30 fino ai 4 km e anche sopra, ovviamente. Secondo me troverete una scarpa ottima per soprattutto gli allenamenti intensi senza avere qualcosa di estremamente aggressivo. Sono sicuro che vi sia piaciuto questo video. Voi nel frattempo stay strong, keep running. Ci vediamo alla prossima. Io torno in Italia a dar da mangiare al coniglio. Ciao, alla prossima.